quando avevo 9 anni dovetti passare un lungo periodo di tempo dalla nonna, perché i miei genitori stavano divorziando e l'aria a casa nostra si era fatta piuttosto insalubre per una bambina. Ma con il senno di poi posso affermare che poche esperienze furono più sconcertanti che quel soggiorno nella vecchia austera casa di nonna Ida. In realtà la nonna era una donna mansueta e premurosa, e non fu certo lei il motivo del malessere che mi perseguitò in quei giorni. Nella stanza nella quale dormivo c'era un enorme armadio a piuante che fra le altre cose custodiva l'abito da sposa della nonna. Lei me lo mostrò il primo giorno, forse per distrarmi dai cupi pensieri del divorzio. Per quanto fossi solo una bambina, compresi subito che quell'abito era di un lusso quasi inquietante, rigonfio di fiocchi di seta argentea, adorno di pizzi e merletti così elaborati da farti incrociare gli occhi. Se mi avessero detto che era appartenuto ad una principessa, ci avrei creduto. Successe già la prima notte. Forse per l'inquietudine, o per il fatto di non trovarmi nel mio letto, mi destai nel cuore della notte. La stanza era quasi del tutto buia, e l'unica lucentezza smorta era quella lunare, e a fatica sgusciava fra gli spazi delle imposte chiuse. Ma quel liquore pallido fu sufficiente a mostrarmi che ai piedi del letto si innalzava una figura perlacea e sontuosa. Riconobbi l'abito da sposa di nonna Ida, e subito la paura mi paralizzò, perché il vestito stava in piedi da solo, come indossato da una donna invisibile. L'unica cosa che riuscii a fare fu coprirmi la testa con le lenzuola, tremando. Udì un fruscio di seta, immaginando l'abito muoversi lungo la stanza. Non so quanto rimasi lì, ma non ebbi più il coraggio di guardare quel che stava succedendo. Alla lunga mi addormentai. Al mattino raccontai alla nonna quanto era successo, ma lei liquidò tutto come un brutto sogno, e fu abbastanza convincente perché, complice forse il fatto che un abito che andava in giro da sole era qualcosa di ridicolo, alla luce del giorno riuscì a persuadermi. Ma quella notte mi svegliai di nuovo e sussultai nel vedere che il magnifico abito nuziale era di nuovo fuori dall'armadio, ritto in piedi. Feci per urlare, ma una delle maniche di pizzo si sollevò, puzzandomi il fiato. Alla fioca luce della luna, il vestito prese a ondeggiare con leggiadria, come ballando, facendo frusciare i fiocchi e i veli. Mi osservavo quello spettacolo quasi morta di paura, seguendo con lo sguardo la danza spettrale dell'abito che entrava e usciva dall'alone di luce, sparendo e riapparendo più volte. Ogni tanto mi pareva che non fosse vuoto, ma che qualcuno lo indossasse, una figura che sembrava di fumo grigio. Accadde ogni notte. Anche la nonna, dopo le mie continue lamentele, iniziò a preoccuparsi della faccenda e portò via il vestito in un'altra stanza, ma non servì a nulla. Ogni notte mi destavo e l'abito da sposa era lì, di fronte al letto. Spesso imbastiva quella danza al ritmo inquietante del frusciare della seta. Altre volte, invece, era peggio, perché il vestito restava immobile per ore, vicino a me, e talvolta mi pareva di vedere il bustino alzarsi e sollevarsi lentamente, come un respiro. Non ho mai più avuto esperienze del genere, dopo quella volta. Sono un agente immobiliare. Il mio non è certo il tipo di mestiere nel quale accadono cose strane o paranormali, ma qualche anno fa mi successe qualcosa che ancora mi gela il sangue, se ci penso. Era gennaio o febbraio, precisamente non ricordo, ma a ogni modo avrei dovuto trattenermi presso l'immobile fino alle 6, ed era già tutto buio. Dato che fuori nevicava, attendevo gli ultimi clienti nel salotto. La casa, come quasi tutte quelle in vendita, era vuota e senza mobili, pertanto le stanze parevano assurdamente enormi e il più piccolo suono riecheggiava come in una cattedrale. Stavo giusto constatando che le persone che stavo aspettando erano in ritardo quando la mia attenzione fu colta da un suono indefinito. A tutta prima mi era parso un singhiozzo amplificato dalla casa vuota. Proprio mentre mi convincevo d'aver sentito male, si manifestò nuovamente. Un mugolio amorfo che veniva da qualche parte nella cucina. Mi accorsi di avere il cuore in gola solo quando, entrando in cucina, notai che la porta che dava sulle scale che portavano al piano interrato era aperta. Ero stata io a lasciarla così. Mentre ci riflettevo, il suono si ripresentò, rimbombando. Una voce, a quel punto ne ero sicura. Ma com'era possibile? Non poteva esserci nessuno in quel seminterrato. Eppure, cosa stavo ascoltando? Forse un animale era rimasto intrappolato.
Iniziai a scendere la scala, invasa da un'inquietudine che mi faceva tremare i polsi. Il seminterrato era tutto in pietra, un notevole contrasto con la modernità chiara del piano superiore. Faceva decisamente più freddo lì, però non c'era nulla. Poi di colpo uno strillo mi gelò il sangue. Sussultai e voltai lo sguardo verso la piccola porta di legno verde che occultava lo sgabuzzino del sottoscala. Qualcosa ci stava scagliando contro, facendola fremere violentemente, e intanto continuava a gemere, a strillare e a grugnire il suo atroce coro di lamenti che non sembravano emessi da una bocca umana. Terrorizzata corsi di sopra, incespicando sui gradini. Mentre uscivo da quella casa, con le urla della cosa nel seminterrato che riecheggiavano sinistre spaventose nelle stanze vuote, afferrai il cellulare e annullai l'appuntamento, prima di chiamare il mio capo e dirgli che, da quel momento in avanti, qualcun altro si sarebbe occupato della vendita di quell'immobile al 1564 di Pitt Lane. Ricordo bene come quella sera di settembre il giungere della notte si stesse esibendo in un meraviglioso cielo turchino intenso, mentre l'oscurità nell'addensarsi rendeva più vivide le luci dei lampioni disseminati lungo le vie di pietra di quell'antico piccolo borgo francese. La mia mente era lieve e nessun sentimento pesante gravava il mio animo mentre procedevo in quella stradina solitaria. Girato un angolo scorso in una pozza d'ombra dove la luce dei lampioni stentava ad insinuarsi, il corpicino rannicchiato di un bambino. Fu la magrezza delle sue membra a farmi indugiare su di lui, oltre al fatto che sembrava impegnato nell'affannosa ricerca di qualcosa sul selciato, dove la strada incontrava il muro di una casa. Mi avvicinai e notai le sue frenetiche manine, ossute e lunghe come ragni, che palpavano le pietre con un moto angoscioso. Anche se qualcosa in quel macilento bambino mi aveva diffuso la pelle d'oca sulle braccia, mi avvicinai a lui, notando come i lunghi capelli unti e flaccidi gli nascondessero il volto chino verso la strada. Gli chiesi con voce dolce per non allarmarlo se avessi perduto qualcosa. Le mani del bimbo si bloccarono all'istante e per pochi secondi lui restò immobile, la testa piegata sul petto, acquattato come una grossa rana scheletrica. Poi si volse. «Non trovo i miei occhi!» gemette. Urlai nel vedere le orbite prive di bulbi oculari che gli si aprivano ai lati del naso come tunnel senza luce che davano verso l'interno del suo cranio. Saltai indietro fino all'edificio opposto, per poi mettermi a correre con un panico indomabile nel cuore. Mi voltai solo una volta, e il ragazzino era in piedi, magrissimo, con il volto ovale incorniciato da un caschetto di capelli sudici, il collo leggermente piegato su una spalla in un atteggiamento di perversa curiosità. Dovessero passare 100 anni, mai potrò scordare quelle due nere voragini di carne che aveva al posto degli occhi. Ero sposata da appena un anno quando mio marito e io facemmo quella vacanza nel piccolo cottage in riva al lago. Era una costruzione scostata dal villaggio, immersa negli ontani e nelle querce. La privacy sarebbe stata totale. L'ultima sera della nostra breve vacanza mio marito volle andare al pub per un paio di pinte, ma io preferii non accompagnarlo. Fuori si era annuvolato e l'idea di leggere un libro al tepore del camino era molto più allettante che un pub affollato e chiassoso. Sola mi lasciai trasportare dalla lettura, sorseggiando un tè caldo, ascoltando il mormorio crepitante della legna che ardeva mescolarsi al sommesso tamburellare della pioggia sul tetto. Se non avessi alzato lo sguardo per controllare l'ora, non mi sarei mai accorta di ciò che stava al di là di una delle finestre. Dapprima pensai di aver visto male, ma poi un terrore paralizzante mi fece scattare in piedi. C'era qualcuno che mi osservava dall'altra parte del vetro. Un tizio alto con un cappotto di pelle che sulla testa portava un sacco con due fori all'altezza degli occhi. Lo shock ancora non mi aveva sconvolta del tutto, che un suono come un bussare mi fece voltare di scatto verso una seconda finestra, dove notai un altro uomo, anch'egli con la testa avvolta in un sacco. Non so trovare le parole per descrivere il panico che mi si addensò nella testa, mentre quei due tizi mi scrutavano dalle finestre, le quali per fortuna erano dotate di grate di ferro. Ogni tanto uno dei due si spostava, celandosi alla mia vista, e non sapere dove si trovassero, non averli sotto gli occhi, era ancora più raggelante che vederli.
Mi sentivo in trappola, persuasa che da un momento all'altro sarebbero riusciti ad entrare. Cosa volevano? Che intenzione avevano? Torturata da mille pensieri, uno più angosciante dell'altro, restai tesa e guardinga per ore, scrutando le finestre. Di quando in quando uno di loro tornava a mostrarsi, fissandomi attraverso i fori del sacco. Altre volte li sentivo battere colpi leggeri sulla porta d'ingresso, oppure cercare di abbassare la maniglia di quella della cucina. Una notte lunghissima e terribile. Quando verso l'una la porta del cottage si spalancò, mi misi a urlare, e nel vedere che si trattava di mio marito, gli corsi incontro piangendo, a un passo dal perdere i sensi. Il mattino successivo, appesi al ramo di una quercia vicina, trovammo i due sacchi forati che gli uomini della notte prima avevano usato come maschere.